the way, never the same. Wasting time, no reason why. Think I'm blind. So much for trust. So much for trust. You paint your lines in black and white. Your colors show more than you know. Buonasera. Buonasera. Come va? Microfono attivo, sì. Come va? Come state, ragazzi? Telegram lo chiudiamo. Prima che arrivano delle bestemmie volanti da qualche violente da qualche chat. Come state? Come va? Al solito, eh. Avete provato il gioco dell'ornitorinco? Vi è piaciuto il gioco dell'ornitorinco? Ci abbiamo messo sudore, sangue, bestemmie e amore. E ci sono delle grosse citazioni, perché ogni singolo personaggio che c'è nel gioco dell'ornitorinco è uno degli sviluppatori. Ci siamo anche io e Silvia. E mi hanno impedito di mettere una bestemmia. Infatti è camuffata. Ciao. Sì, tra l'altro il tema zio era un dito al culo, quel tema da gestire. Era veramente un dito al culo. Poi è arrivata Silvia, perché l'idea iniziale era molto diversa da questa. Però sta andando bene anche su Itch. Sia in commenti, sia in popolarità, sta andando molto bene. E siamo contenti. Però è arrivata Silvia con la cosa dell'ornitorinco, perché il tema era la forza sta nelle differenze. Quindi erano partite
subito male le proposte, anche perché una cosa del genere ti venivano in mente, cioè le prime proposte erano su differenze razziali, differenze di genere, le classi sociali, religiose. Poi è arrivata Silvia, l'ornitorinco, cioè pezzi di altri animali, e da lì abbiamo pensato poi alle meccaniche ed è uscito quello che è uscito, quello che avete visto. Io intanto, quasi quasi, vado qua, controlla installato. Se mi seguite su Instagram l'avrete visto, è arrivato oggi, esce domani il pacchettizzato, perché è uscito il mese scorso in digitale, su PlayStation 5 era gratuito. Mi sa che la cam qua è un dito al culo. La butto lì. Ciao Nico. Nico, io ho un altro gioco da consigliarti, che è free to play. E che noi, proprio oggi che abbiamo trattato psicologia all'accademia, ci faremo i compiti, dovremmo fare reverse engineering su quello. Cosa cazzo sto facendo? Ho spostato il bot. L'imperatrice non si smentisce, genio incompresa. È arrivato un vero dal bagno. E ho il sentore che la mia cam va da su di qua. Adesso mi vedete piano piano salire. Sono curiosa. Sì, Silvia, quando ho pensato a te per questo gioco, mi ha detto no, se glielo dici si infogna anche su questo e convince la sua dolce metà a giocarci insieme. Fai conto che a me non piacciono quei tipi di giochi lì. Adesso devo iniziare a giocarlo per l'accademia. C'ho i miei colleghi che lo stanno giocando. E mi hanno fatto infognare anche a me. Tant'è vero che oggi abbiamo fatto oggi c'era la lezione sulla psicologia applicata. E dopo si sono messi lì a sbustare, tra virgolette, perché non ci sono carte, però ad aprire quello che c'è da aprire con le pescate gratuite per trovare il personaggio. E quindi sono impazziti. Non sono ai miei livelli, ma sono impazziti. Comunque si chiama Genshin Impact, Nico, se ti interessa. Te lo scrivo. Voilà. Anche zio lo conosce, Genshin. Ma lo zio inteso me o lo zio nostro, lo zio di tutti, che è zio Esk? A me ha rotto dopo una quarantina di ore. Ah no, perché tanto se fai le quest giornaliere, eccetera, eccetera, lo puoi quasi trattare come gioco mobile da cellulare, che poi è nato lì, tra l'altro. Visto che c'è su PS4, PS5, mobile e PC. Oh, ciao Vale, un abbraccione. Salutamela tanto. Salutacela, salutala anche da parte di Silvia che al momento non c'è. Oddio, ho appena visto il gioco, lo conosco, non avevo dubbi. E lì co c'è comunque una meccanica da gacha che è quella di sbustare, però è molto ben equilibrata. Quindi non sei obbligato a spenderci, ti dà delle sicurezze dopo tot pescate. Con le missioni, anche solo le giornaliere, puoi comunque trovare roba e ogni volta che tu sbusti, che non so come dirlo, fai la pescata, ti aumenta la percentuale di trovare l'eroe raro. Dopo 80 o 90 hai il 100% di probabilità di trovarlo. Quindi comunque non è proprio RNG. Per quanto sia RNG. L'unico problema è la lingua inglese che non capisco molto. Bene, non è un problema. Meglio, perché così lo impari come tutte le persone in questa chat l'hanno imparato. Che ai nostri tempi a scuola l'inglese non c'era. Anzi, quando ho iniziato io c'era.
cioè era appena stato sdoganato a scuola, però noi l'abbiamo imparato così, con i giochi, con i film e con i telefilm. Bel logo. Comunque, ragazzuoli, stasera e per i prossimi martedì, poi vediamo di spostare o martedì o venerdì, ma penso martedì, giocheremo Control. Capolavoro per me indiscusso di Remedy, uscito ormai 2 anni fa, un anno fa, no, 2 anni fa, che è uscito nel 2019 se non sbaglio. Sì, perché è uscito dopo che siamo tornati alla Gamescom. E io sono andato all'evento alla Gamescom a provarlo, quindi gioco bellissimo di Remedy. Remedy fa sempre dei capolavori con dei richiami al mio gioco preferito di Remedy e tra i miei giochi preferiti che è Alan Wake. Tant'è vero che c'è un'espansione che è basata sul nostro Alan e sul suo mondo, diciamo, mondo. Sì. Sono già passati 2 anni, quasi due, perché poi è uscito dopo o fine agosto, i primi di settembre è uscito Control, quindi ce ne vuole ancora un po' di tempo per arrivare ai 2 anni, però è già da un po' che c'è. Io ho giocato tutto il gioco vanilla, quindi l'ho finito, non ho mai giocato le due espansioni. Alan Wake 2 a quando? A quando? A me il cuore lo vorrebbe subito. La testa mi fa pensare che secondo me l'avrebbero dovuto annunciare l'anno scorso, però con la rottura di cazzo Covid, eccetera. E visto quest'anno come sta andando, l'annuncio lo faranno un teaser quest'anno e l'anno prossimo fanno proprio un annuncio, lo vedremo tra 3-4 anni. O se no scala tutto di uno. Quindi anno prossimo annuncio importante, teaser con l'annuncio, poi trailer e poi il gioco. La base di inglese che non arriva dai videogiochi grazie alle lezioni di Silvia. Appunto, visto che hai le lezioni di Silvia, che ti ha fatto l'inglese, giocati Genshin o giocati qualsiasi tipo di gioco in inglese. No, tranquillo zio, no, per fortuna non può succedere. Lo buttino fuori. Dopo l'espansione di controllo ho troppa voglia che lo buttino fuori. Immagino, penso che io starò male quando la gioco con l'espansione. Digli a Nicole che abbiamo ordinato il suo regalo di compleanno. Ah sì, Nico, abbiamo ordinato il tuo regalo di compleanno qualche ora fa. E dovrebbe arrivarci quando? Dopodomani ci arriva. Quindi go go go. Tra l'altro io questo l'ho giocato e finito poco prima di finire in ospedale. Cimia. Allora, modalità prestazioni, tutta la vita 60. Del ray tracing non me ne frega un cazzo, per quanto l'ho giocato su PC con ray tracing proprio a Colonia 2019, all'evento di Nvidia, ed era una bomba. Ho ritrovato i video ieri. No, ieri, 2, 3, 4 giorni fa, ma anch'io la concezione del tempo è andata. Ce l'avevo su una chiavetta che era qua sulla scrivania ed è sparita. Perfetto, sistema va bene così, lingua testo italiano, sottotitoli, sì, per tutti voi. Inizia una nuova partita. Che bello sto gioco, mamma mia. Cazzo. Fair warning. No. This is gonna be Sarà più weirder strano del than solito. usual. Perché non si vede? Can't be helped. Adesso si vede. You called me. So here I am. Mi hai chiamato ed eccomi qui. Ok. I know I shut you out sometimes. Carina come immagine, zio. No, comunque I l'ho rivista always adesso, era wanted to nascosta confront you. sotto a un cazzo buffo. It's just that I get my hopes up so many times it's led to nothing. Non me ne frega un cazzo, io I've sceglierò found nothing. sempre, lo dico qua, lo dico anche per voi, la modalità It's like prestazioni piuttosto che la grafica. Non me ne frega un cazzo di you live avere in a il room video in 4K, che ho lo and there's a schermo qua poster davanti on the che mi wall. potrebbe fare il 4K. Ma We non me ne stare frega at it niente, se and posso giocare a think 60 io sceglierò whole sempre i world. 60. The room and the poster.
farà la stessa fine di League of Legends, Genshin. 200, 200 livelli in un anno. Non ho capito, Nico. What is it called? The prison movie. The room's a cell and the picture, it's... Com'è l'audio, ragazzi? For each of us, it can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. Ok. A me dipende dal gioco il tipo di modalità. Allora, ci sta, posso capirlo, Mark, ma a me a prescindere, tipo, questa in modalità grafica sarebbe una bomba. Poi ci sarebbe il ray tracing anche su Xbox One, Xbox Series X. Però, ed è veramente bello questo in modalità grafica, ma tanto bello. Però una volta che provi 60 fps è tutta un'altra cosa. Parla piano, sì, lo sento anch'io basso in cuffia, vediamo. Oh, l'audio qua è al massimo. Vediamo da qua. E anche qua è altino, eh. Quando spara mi rompe i timpani. Dimmi adesso. Vado a farmi il panino. Vai. Io non ho cenato, però non me ne frega un cazzo. Hello? Anyone here? Comunque Remedy è gigantesca, veramente. Fantastica. Ovviamente i collezionabili li vediamo. Spero che vi interessino, perché ce li leggiamo. Questo è un promemoria. Certi oggetti non sono permessi all'interno dell'agenzia. Gli incidenti recenti hanno reso necessario il rilascio di un promemoria sui materiali proibiti. Armi non autorizzati, cerca persone, computer portatili, orologi smart, telefoni smart, dispositivi di gioco smart, qualsiasi cosa smart. Matite numero 2, cioè con due matite non puoi entrare. Qualsiasi oggetto considerato rappresentazione iconica dei concetti archetipici, ad esempio paperelle di gomma, bottiglie di ketchup, tutti i materiali sotto investigazione da parte della giustizia devono essere portati dentro attraverso gli ingressi privati. In caso personale contravvenga queste regole, notificare immediatamente il proprio supervisore. Lo mettevo così, lo leggevate sicuramente meglio. Io stasera non riesco a parlare. Ho perso l'uso della parola in questa settimana che è passata. Sì, suona. Con la forza del pensiero l'abbiamo aperta. Interno lockdown in effect. Anche all'esterno, da un annetto buono. Building lockdown in effect. Ok. Mamma che gioco, mamma mia che bello sto gioco. Ma chi c'è? Facchi? Questo è Facchi. Questa è struttura. Tra l'altro, questa persona che vedete qui è la voce ufficiale, il doppiatore ufficiale del buon Alan Wake. Andiamo in Doges. Anche orologioli. La voce della ragazza è molto soft. È un bellissimo doppiaggio questo. A parte che, vabbè, Remedy fa dei capolavori, punto. Questa è una software house per cui mi piacerebbe lavorare / collaborare. Ci sono veramente bravi, Federal Bureau. Poi Sam Lake è un pazzo. Mark, l'audio è buono, vero? Pistachios, pretzel, proteine, potato, chips, sopra non riesco a leggere, le linee anche, proteine.
Così si corre. Oh, arrivano quelli redatti. All'attenzione generale, uno squalo in malgrado fosse sotto controllo. Il permesso di, seguendo il protocollo di base, sparate per uccidere. Buona fortuna. Cagaci o cazzo. Tra l'altro loro hanno una cura per i dettagli. Sì, così va bene. Poi appena comincia il macello, altrimenti sarebbe troppo alto. Vabbè, quando inizia il macello poi mi dici come si sente. Allora, salve, come probabilmente già saprete, i rapporti R4 devono essere completati entro la fine della settimana. Stiamo ancora attendendo i rapporti da un certo numero di persone. In caso vi serva una proroga, richiedete il modulo R4. Ok. R4.E al vostro supervisore. Se pensate di essere esonerati dalla prestazione del rapporto R4, vi servirà il permesso scritto da parte del vostro capo dipartimento. Ricordate, i rapporti R4 sono obbligatori come da sezione 75.2 del manuale degli impiegati. Se i vostri rapporti R4 necessitano di richieste interdipartimentali, contattate il relativo capo di dipartimento, dottor Darling, che sarebbe Facchi, signora Marshall, signor Salvador, signor Kirklund, se necessario. Essi saranno impegnati giovedì nella revisione annuale del regolamento, per cui programmate la richiesta per tempo. Saluti il vostro team di amministrazione. Date boh. Mi gira il cazzo che qua ci sarà una canzone bellissima che non potrò far sentire, che sennò Twitch si incazza. Si sono chiuse. Hello? Chi è che voglia fare tutti sti oggetti? Oh? Excuse me. Ciao, caro. There you are. You are here about the job. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, janitor, by the way. Janitor. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, you are relevant. È assurdo, There'll be nel work for dubbio. the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Invece sarà quello più normale. Niente, qua non c'è nulla. Allora, in linea di massima io la storia me la ricordo. Cosa devo fare? Non tantissimo, ma la storia me la ricordo bene. Ma ci siamo. Vabbè, non facciamoci domande. Questo già vi fa capire quanto è strano sto posto, perché noi arrivavamo da qua, abbiamo fatto tutto il giro e siamo tornati qua. E tu dici, ma come cazzo è possibile? The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help?
Che bello sto gioco, mamma mia. Se avessi fatto la top 10, probabilmente questo sarebbe stato nelle prime posizioni, se non al primo posto. Dovrei riguardare il quadernino. La oldest house, che bellezza. Ma il labirinto di cenere, quanto è bello quel livello, Mark, quanto è bello. O dei posa ceneri, sai che non mi ricordo. C'era un nome simile, mamma mia, fantastico. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Labirinto del posacenere, mamma che bello quello. Veramente bello. Sì, tanto adesso dobbiamo andare da quello che rimane del vecchio direttore, che abbiamo visto prima nell'intro cosa è successo, che si è sparato un capa. Barbara, non voglio essere disturbato, annulla tutti i miei appuntamenti per oggi, per tutta la settimana. Non posso fidarmi di loro, Barbara, di nessuno di loro. Trench, che era il direttore. Barbara, c'è più? La troppo prima andare di qua. C'è anche qua un level design della Madonna. Salve, direttore. Sentite, questo è il doppiatore di Alan. Vi saluta Silvia. Potresti stare qua, guardate, ma... Allora... Questo è fuck. Allora, in realtà, tipo le prime 3-4 ore me lo ricordo molto bene. Il resto... Ragazzi. Casomai dalla prossima live... Visto che lo continui e lo fai tutto. Sì, sì, lo faccio tutto. E allora dalla prossima lo guardo. Look at this place. Così mi riprendo la pochino di trama. Ciao Imperatrice. Ciao. Mark. Ciao Mark. E ciao anche a tutti gli altri, ovviamente. C'è anche Mark. Nicole. Ciao Nico, sì, l'ho sentito prima. Ho sempre paura di farlo troppo corto il salto, e invece... Chi è? Ciao caro. Come ci arrivo qua? Non ricordo più. Scusa, eh. Levi dalle palle.
Ahia, sto giro mai fatto male. Ah no, dovevo fare prima questo, va bene. Toh, guardati dei coglioni. Non stavo guardando lì, stavo guardando solo la pistola, giustamente. Sono un paio di punti del gioco che mi ricordo essere un dito al culo, tra l'altro. Now I have a gun. Puoi morire, sci tua. Devo proprio prendere in testa, guarda. La maestria di tenere le proprie munizioni, vabbè, questo lo sapevamo. Tanto non sai salire. No, come non detto, sapete salire. No. Usa la sezione con una sfida, ok. Faccio i quick scope che se non passa più. Perfetto. Sì, era meglio se stavo giù però. Ui, ciao caro. Pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this gun's alive. You know what? Sai che non mi ricordo qual era? Happy to be here. Per me è stato quello che si teletrasportava, cioè dove c'era una stanza tonda e tu arrivavi dopo questa stanza tonda in fondo e dovevi affrontare questo che eri su, c'era una parte centrale bassa e delle parti un pochettino più alte. Quello l'ho dovuto rifare un paio di volte prima di riuscire a farlo. E poi ce n'era un altro che non mi ricordo, ma appena lo vedo te lo dico. Che belle texture. Zachariah Trench. Noi dobbiamo andare di là. Quindi usciti da qua a sinistra. La mappa è al contrario. Oh, coda, è vero. Questi mo si ripigliano. Questa è l'attrice vera. Horror.
Non mi ricordo se c'era la copertura. Ecco, bravo, stai giù. Ciao. Vitalissimo, vabbè, questi sono fotografie del direttore Trench. Ci si aspetta molto dal direttore, la responsabilità, il privilegio, Zaccaria Trench. E questo ti spiega di sull'IS e come hanno infettato la gente. L'ancora è quella degli orologi a pendolo. No, non me la ricordo, non mi ha dato particolarmente fastidio. Adesso mi è venuto in mente la parte che mi ha dato fastidio, la penultima parte della seconda volta che vai nel labirinto del posacenere. Quella merda, lo fastidio. Allora, cos'è che? Arma di servizio. Procedura di contenimento. Non è richiesta alcuna procedura particolare. L'oggetto è di forma variabile. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi di... L'oggetto deve essere legato esclusivamente a individui che aspirano al ruolo di... Penso sia direttore del bureau. L'oggetto determinerà se... Se rifiutato, la candidatura verrà respinta. Questo processo è dettato da... Malgrado i suoi criteri siano sconosciuti. L'oggetto è stato scoperto all'interno della Oldest House, nella stanza ora usata come ufficio del direttore. L'ipotesi più comune... Molte forme nella storia. Il Mjolnir, Excalibur, Varunastra, tutte armi che... dei loro possessori. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate dal subconscio collettivo, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Se questo è il caso, vedere la presentazione del dottor Darling 11.1 per maggiori dettagli. Oggetti. Ah, eccola qua. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Gran personaggio. Quando subiscono danni i nemici rilasciano punti saluti. Raccogli i punti saluti e regolano la tua salute. Ok. Queste non si rompevano? No, non si rompevano, e come? Figa quanto resistenti. Ah, che peccato. Cioè il collider comunque non era sul vetro. Noi dobbiamo andare di qua a sinistra, giusto? Sì, perché la porta è chiusa, dobbiamo farci tutto il giro. Ho visto. Affari esecutivi. Altri. The hotline, says the dead man. Okay. A faccio cazzo. Sono stato bastardo.
Dai giù. Thank you. Lettura indefinita. Ah, beh, queste serviranno più avanti. Uè, non t'avevo proprio visto arrivare. Bravo. Tanto che quello si rialza, faccio fuori te. Per fortuna, bene o male, sono ancora un cecchino. Grazie. Programma per la prossima riunione esecutiva. Costi crescenti per la risposta EMA. Aggiornamento sulle pratiche sulle pratiche di eradicazione della muffa. Prossima revisione dei salari annuali. Ricerca e controllo di nuove fornitore di caffè. Venite preparati. Grazie per il vostro tempo prezioso. Le foto del direttore sono cambiate. Già che voglia farlo, eh. Posso sparare anche senza puntare, giusto. Messo. Eccoci. Reminder: if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. Che è? 2. Calciferotto. Calciferotto, carino come nome. Ciao Calciferotto, benvenuto, grazie per il follow. Spero che ti piaccia Control, se tu, che tu l'abbia giocato. Se non l'hai giocato, devi assolutamente recuperarlo, perché è un capolavoro. Sono cagato sotto. Queste sono le registrazioni. Oh, cioè, visto. Questa è la registrazione, ok. Abbiamo controllato tutti gli uffici, sì. Non il bagno, però. A posto così, a posto così. Allora. Qua, se non ricordo male, succede un bordello. Prenotazione per cena alle 19 al Chez Ambré. Sua moglie la raggiungerà lì, non faccia tardi. I fiori sono disponibili alla reception all'ingresso. Ricordi, compie 46 anni. Ed eri un uomo di merda se non ti ricordavi il suo compleanno. Ma che gioco. Che gioco, cazzo. Allora, quella, se non ricordo male, ancora non si poteva aprire, infatti. Oh sì. E se possiamo spaccare tutto. Allora, qua ci andiamo subito. Questa si poteva già aprire. Sì, invece sì. Un po' inquietante. Consultabile solo da Marshall. Marshall, abbiamo controllato quel sospetto EMA a Duluth. Non era nulla, come l'incendio a quella casa in precedenza. È il malfunzionamento dell'asciugatrice ancora prima. La mia squadra ne ha abbastanza di questi incompetenti. Dobbiamo trovare un modo migliore per distinguere i falsi EMA da quelli reali. Oppure dovrete scegliere quegli agenti, dovete assegnare quegli agenti a qualcos'altro per un po'. Comunque ci stiamo dirigendo al ranch di Sherman, il prossimo sulla lista. Speriamo di trovare qualcosa di più interessante. Distinti saluti a dente speciale, che è Keenum. Questo dava un po' di risorse. Che serviranno poi per fare gli upgrade, se non ricordo male. No, quelli mi sa che servono per
potenziare, tacci tua. Ma tu sei compenetrata nel muro? O sbaglio? Sì. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right. Come gestire i visitatori non previsti? Iniziare in questo modo. Benvenuti al Federal Bureau of Control, fondato nel 1964 come parte dello sforzo per rafforzare le relazioni governative. Siamo felici di prestare servizio per gli Stati Uniti e il suo popolo, alla ricerca dell'eccellenza in tutti gli aspetti delle infrastrutture della nostra stimata nazione. Se non dovessero andarsene, ponete una delle seguenti domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete di New York o solo visitatori? Come avete trovato questo posto? Se le loro risposte sono innocue, spiegate che questo è un ufficio federale di sicurezza e quindi non possono entrare. Se le loro risposte sembrano, scortateli in una stanza privata e eseguite poi la valutazione psicologica Gunners. Se la loro risposta è nella gamma accettabile di anormalità, consultare la tabella allegata immediatamente. Ricordate, non si è mai troppo sospettosi. It's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Stanno già sparando. No. Leggende metropolitane. Esame degli argomenti paranaturali. Si crede che le leggende metropolitane influiscano sulla creazione di materiali alterati, ma possono anche decidere le caratteristiche di un evento del mondo alterato. Le leggende metropolitane sono concepite come l'evoluzione moderna degli archetipi di Jung. Riconosciamo certi informati dal nostro e resi popolari dai media. Abbiamo ripetutamente provato che le leggende urbane possono essere un rumore strano artificialmente nella cultura popolare usando il programma televisivo analogico creato dall'agenzia. Una volta piantati i semi, l'immaginazione ne acquisce i dettagli. Certi fenomeni paranaturali contengono chiari elementi di folklore popolare, ma che succedono solamente nei un paio di forbici che consumano umano attraverso due buchi nel. Questi dettagli che vivono nella mente di molti sono stati rafforzati tramite la convinzione. Le leggende metropolitane non sono solo storie per bambini, sono realtà paranaturali in attesa di avvenire. Fare riferimento al documento 493-69-42 per il rapporto completo. Va bene, state buoni. Ma se io provo a colpirti, ti sposti tu, no? Vediamo se qua ci sono documenti. Sì. O è una registrazione. Posto così. Oh, il primo. Però ci devi mettere un po' meno a ricaricare Jesse, per favore. Quanto sei duro? Male quello stronzo. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it.
quanto è bello sto gioco. Voi vi sarete rotto il cazzo di sentirlo, ma io non finirò mai di dirlo. Holy shit! You did it! We did it! Hello. Can you hear me? Sì, ti sento, arrivo. Are you with us? No, vi ho appena salvato il culo. Are you still sane? Sì, lo so che devo andare lì, volevo vedere. Please talk to me. We saw you deal with the compromised agents. Arrivo, arrivo, arrivo. Incazza. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Okay. Hold on, we're coming out. Chaka. Director Faden, call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss, that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. Si è sparato in testa. Sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Doppiaggio fantastico, tra l'altro, ragazzi. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's, I can't even. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Sì, bastardo. Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Oh, okay. Just in tempo. You with me? We did it before. Push the hiss out. Prima andiamo qua. Ci sono documenti. Resoconto. I punti di controllo sono luoghi dell'agenzia ha identificato come nodi vitali della Oldest House. Quando i dispositivi di armonizzazione appropriati vengono disposti intorno al punto di controllo nell'erogazione di un l'area circostante non subirà alcuna alterazione dell'edificio imprevista. Questi punti di controllo vengono scoperti tramite rivelazione di un ping non ostruito, utilizzando il in un raggio di 11 metri.
Numerosi ricercatori hanno provato a definire i punti di controllo, chiamandoli giunzioni nervose o ancora più vulnerabili da Oldest House. Il fattore comune in queste teorie è che i punti di controllo sono suscettibili all'influenza esterna, cosa che ci consente di stabilizzare la Oldest House e lavorare al suo interno con più fiducia. In teoria questa tecnologia potrebbe essere estrapolata per stabilizzare l'intera Oldest House, ma i test hanno rivelato che alcune parti dell'edificio si rifiutano di essere... fare riferimento al fascicolo 725-2788 per il rapporto completo. Sì, vabbè, le risorse sti cazzi, l'equipaggiamento, lo sappiamo. Allora, più salute 16%, energia, più salute. Che la salute non ci fa mai male. Eccomi. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary. 17 years ago. Tra l'altro, Mark. The Bureau came in and covered. Tu hai trovato l'easter egg nel gioco vanilla, nel gioco base di Alan Wake? That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. Okay. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication. Come sta Kailina? C'è? O è in live anche lei? Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hits. Allora, io non lo sapevo, ma me lo aspettavo. Where soprattutto. It's kept in the communications department through the mailroom. Quando hanno rilasciato il l'informazione di quello che sarebbe uscito di controllo subito dopo, non mi ricordo come si chiama. La Road qualcosa. Si vedevano il nome delle due espansioni e l'artwork di Aoi, l'espansione era della seconda espansione, aveva lo stesso font di Alan Wake. Si è pensato subito ad Alan Wake Event come abbreviazione, ma poi non era quello. O forse sì, non è mai stato. È stato, non è stato confermato Alan Wake Event. Ma viene nel gioco ho saputo che nell'espansione viene spiegato cos'è Aoi. Ma era proprio il logo di Alan Wake. E tra l'altro sotto poi vabbè. Dopo che l'hanno annunciato all'inizio era solo sul sfondo nero. Si vedeva lei sopra e lui sotto. E io avevo la pelle d'oca alta così. Per un po' ho mollato le live. Ah, ok. Sta seguendo con me la live. Ciao, Kailina! What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Thank you.
hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department? E infatti gli facciamo già le domande. Should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Allora, io l'ho giocato se sul Plus e non avevo visto nulla prima, non seguivo più di tanto le uscite, gli annunci dei giochi. Fai bene perché così non ti viene l'hype, se ti piace un titolo sapere che c'è qualcosa di collegato. Sono contento che l'hai recuperato perché, come avrai potuto vedere anche tu, per l'ennesima volta lo dirò, è un capolavoro. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So HRA stop you from becoming hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Finito. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Ah, non c'era un documento? O sì? C'era questo, ma non ce ne facevamo poi molto. Ah, recupero salute 20. Recupero salute 16. Possiamo smontarlo. E qui abbiamo la mod arma. Frantumazione che non abbiamo ancora sbloccato. Qua abbiamo le missioni.
Non conosceranno il sacrificio necessario dalla parte da parte nostra. Non ne hanno bisogno. Ok. Mi sa che trovavamo il primo boss. A welcome message. Rapporto settimanale, settimana 83. Visitati i seguenti alloggi in Nevada: Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out, Aztec Court, Sleepy Bear Motel, Silver Spurs Ranch, El Gato Blanco Inn, A Plus Lodge. Spese: $831,29 di alloggio, $714,84 dollari per i pasti, facci Lucazze, carburante 295,12 dollari, minibar 313,61. Mi chiedo come un motel senza sbocco sul mare possa chiamarsi Ocean View, ma immagino non venir pagato per pensare, giusto? Che si sappia, chiedo ancora che ci venga dato il budget per avere due stanze a notte. Io e l'agente Rauli siamo stanchi di dormire nella stessa stanza. Ci vediamo in strada, Agent L. Haynes. I ragazzi del settore richiedono ricerche, dicono che i rituali possono aiutare a identificare i luoghi del potere. Quei bicchierini di whisky sono il mio rituale. Carino. Arez, buongiorno. Ciao. Incazzosi, stavo leggendo. No, di là non ci possiamo ancora andare, se non ricordo male. È arrivato qualcun altro. Infatti mi ricordavo bene. It's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Sembra di aver visto qualcosa, impressione mia. Ah, qua dove dobbiamo andare? Bagno delle signore. Attenzione, Federal Bureau of Control, a causa delle recenti fluttuazioni nel punto di controllo più vicino, il livello di stabilità di quest'area è stato abbassato a giallo. Tabella di riferimento, verde stabile, minchia, sembra
Trovo molte cose simili a noi. Giallo, bassa possibilità di alterazioni in attesa dell'edificio. Arancione, alta possibilità di alterazioni in attesa dell'edificio. Rosso, frequenti in attesa alterazioni dell'edificio. Vi ricorda qualcosa? Vabbè, sì. Quello degli uomini, c'è qualcuno? No, per fortuna. Ecco, recupero di energia non ci fa schifo. Velocità di recupero di energia. Questo ce lo metteremo appena sblocchiamo un altro slot. Riservato, ricerche sull'entità IS, barriera IS. Emily Pope. La risonanza IS è un impedimento fisico difficile da definire, ma se sono il direttore, perché non lo vedo il redacted? Questa è una bella domanda. Le barriere IS sono modi per impedire la fuga o l'accesso al personale dell'agenzia. Sono stati trovati due metodi per neutralizzarle. Uno, distruggere le fonti multiple di risonanza concentrata trovata nelle vicinanze. Due, distruggere l'entità IS nella zona. A causa delle loro dimensioni e densità, i campi di risonanza sembrano necessitare di supporto da altre fonti di risonanza IS non connesse. Senza l'abilità di attingere da queste risorse, la barriera cadrà. Una struttura inattiva, fatta di risonanza IS, può essere considerata un essere cosciente? La distinzione fa qualche differenza quando si considera l'IS? Cosa ci dice sull'IS l'atto di costruire muri per impedire i nostri movimenti? Fino a che punto è in grado di osservare e pianificare? Fare riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Erika Gciocazza. Qua per ora è chiuso, ci sta. Kailina. Ciao di nuovo. E qua c'era il primo. Lettere non recapitate. Ma se non sbaglio era un po' un dito al culo anche qua. Ho fatto un sogno e ho costruito ciò che ho visto in esso. Una macchina che ospiterà Dio, ma non il Dio che conoscete o quelli che tutti conoscono. Un nuovo Dio. Vabbè. Andiamo avanti. La macchina sarà il suo corpo e la sua mente. L'ho creata proprio come il sogno me l'ha mostrata. Ho usato il motore di un frigorifero, le bombine e le bobine del mio tostapane, oltre alle ventole e alla cinghia di distribuzione del motore della mia auto. Infine le ruote dello skateboard di mio figlio. Dio non può ancora muoversi, ma il sogno ha detto che avrebbe imparato a farlo da solo. Questo è solo un primo corpo iniziale. Come un neonato, ma in versione meccanica. Dio ha solo bisogno di un punto di inizio. Se volete intervistarmi, contattatemi all'indirizzo indicato sulla busta. Il mio telefono non funziona più. Ho dovuto usare il meccanismo di composizione del numero per Dio. Qua Mark sicuramente avrà capito tutto quello che mi è passato per la testa. Qua, se non ricordo male, si doveva riempire di nemici. Pesce canterino. Spettabile governatore, ho chiamato la polizia ma mai arrivati presso mia casa. Avevo grosso problema e dovevate mandare qualcuno per sistemare. A mia moglie ha regalato uno di quei pesci canterini da appendere su parete. Non è vero pesce. Canta quando si preme un pulsante. Ma demonio c'è in lui. Di notte svolazza in giro, cantando canzoni demoniache e dicendo parole brutte. Il demonio è entrato nella mia casa con quel dannato pesce e dovete occuparvi di lui. Mia moglie è molto sconvolta, questa l'ha scritta Yoda. Quando arriverete, distinti saluti distinti, Dwayne Barr. Rispettabile direttore Trench, mi piacerebbe ringraziarla per aver approvato la mia richiesta per l'archivio della posta non recapitata.
Catalogare tutti i messaggi neurocapitati in possesso dell'agenzia ci fornirà una database estremamente utile. Per le squadre di ricerca potranno usare che le squadre di ricerca potranno usare per trovare eventuali connessioni o argomenti correlati tra le lettere. Oltre agli scopi più operativi, l'archivio ci consentirà di preservare tali immagini di incontri umani con il mondo paranaturale. Le lettere sono arrivate qui da vari luoghi e momenti, raccolte dal servizio postale come non consegnabili. L'agenzia è il luogo perfetto per conservarle. Comprendo che non tutte le lettere includono materiali relativi a veri eventi paranormali, ma persino quelle false ci consentono di cavare informazioni su come l'ignoto sia percepito dalle persone reali. Ovviamente, prima compilerò un sistema che ci consentirà di analizzare le lettere per rilevare qualsiasi informazione o presunte connessioni con IEMA e altri materiali alterati. Perciò, grazie di nuovo. Non vedo l'ora di immergermi nelle mie lettere non recapitate. P. Bartwell. Bravo. E fine hai fatto? Io una mezza idea ce l'ho. Minchia che spavento. E questo ce lo siamo levati dalle palle. Ciao, guarda. Visto arrivare, ho visto scendere cornuto. No, vi ho visto scendere. Perfetto. E anche sta zona l'abbiamo purificato. Da quanto siamo in live? 1:24. Attraversa il dipartimento di comunicazioni. Però prima di attraversarlo io voglio scendere a vedere se ci ha aperto queste porte, sì. Presidenti defunti. Archi di competenza. Sono stato contattato dagli ex presidenti degli Stati Uniti d'America. Mi sono apparsi come spiriti guida, donandomi la loro saggezza. John Adams ha continuato a dichiarare che dovevo sistemare l'America, ma non riesco davvero a comprenderlo. Hanno tutte diverse opinioni. Continuano a dirmi che mi sono immaginato tutto, ma Theodore Roosevelt mi ha mostrato come riparare il mio tosaerba e non sapevo nulla al riguardo. Spiegatemi questo. Ho alcuni grandi uomini ormai defunti che mi parlano del passato e del presente. Se volete usare le mie capacità per gestire il governo, fatemi sapere. So che potrei essere utile alla Casa Bianca. Con ammirazione, James Bartholomew. Va bene. Ok.
sbagliato. Club del libro, prendi. Salve avidi lettori, il club del libro dell'agenzia si unirà al solito posto, al tavolo nell'angolo della mensa alle 17 di giovedì. Attualmente in discussione Unless You di J.D. Brooks. Dovete consegnarmi la vostra recensione entro lunedì, ora di pranzo. Così potrò creare alcuni spunti di discussione prima dell'incontro. Buona lettura, Penny Bartwell. Prima avevamo letto un altro Bartwell, che sarà stato il marito. Oh, come in... Queste sono inquietanti. Come in Alan Wake. Poco inquietante, eh? Dovremmo averla qua. Ragazzi, soglia. Mark, ricordami una cosa, il salvataggio era automatico? Quando arrivavo ai punti qua di controllo salvava, se non sbaglio, giusto? Quando fai così. Sì. Ho visto adesso in basso a destra. No, non è questo, è questo che devo premere. Noi dobbiamo andare là. Communications. We're on the right track. Qua non c'è niente, là non c'era niente. Ah no, là non ci potevamo andare. Perché era chiusa la strada, vediamo. Se c'è qualcosa. No. Questa è chiusa perché è rossa. Questa è aperta. Un'altra cosa inquietante. Ah no, questa è Darling. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disc held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disc, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disc, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Questo si chiama disturbo. Che non voglio avere i punti. Sicuro bisognerà salire, quindi controlliamo prima giù. Eh no, mi sa che dobbiamo andare su. Non lo so.
Mi sa che è giù che si va avanti, qua trovavamo chiuso. Esatto. Già, ti ha scassato la testa. Allora, di qua non si può andare. Di qua, sì. Ah, qua si recupera il disco per lanciare la roba, giusto. Note del club, del libro per Penny. T.L. Samson. In genere non leggo molta roba di fantascienza, ma finché ci saranno libri ambientati nello spazio, continuerò a farlo. Il titolo Unless You potrebbe riferirsi a parecchie cose, almeno credo, ma lo ritengo un po' troppo vago e stupido. Il modo in cui i personaggi continuano a sottolineare quasi fosse un tormentone è diventato subito molto fastidioso. La parte migliore della storia sono state le battaglie spaziali. Ovviamente ero dalla parte dei Fixer. Perché avevano la tecnologia più integrante e le loro motivazioni avevano sicuramente più senso. Onestamente, se dovessi scegliere tra alcuni hippie spaziali altezzosi, con armi sparafiori o un gruppo di cazzuti guerrieri che vagano per lo spazio in cerca di pianeti da divorare come sushi a buon mercato in una domenica qualsiasi, saprei su chi puntare. Quella scena in cui invadono la città pianeta e convertono l'intera popolazione usando quei vermi cerebrali e quel cane spaziale che combatte quei due assi del volo, firmo subito, cazzo. 2 su 5. Quello che mi ha rovinato tutto è stato quando il mio personaggio preferito è stato ucciso, neppure a metà della storia, visto che si è beccato una batteria in faccia per via di quell'anomalia gravitazionale. La sua morte non era affatto necessaria. An object of power. La faccio. Due. Tre. Tre. Ciao caro. Recupero salute, ripristino salute per raccolta alimenti. Ce ne sono un sacco di belle. Spara. Anch'io ne ho usati di quei floppy disk giganti, Mark. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The boards in charge here, their pyramids in bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Uh-huh.
portiamocelo dietro, non sai mai. Questo da buttare. E uno. Stai giù. Tu pure, tu muori. Solo l'email di brutta adesso passato. Strano. There you are. You were gone. Cut off. Just like you wanted, right? This will help me fight the Hiss. Crazy. Io ti lancio il tavolo, guarda. Sì, non ero andato, ero andato. Che poi sono sceso. Sbagliato. E questa è chiusa. Dobbiamo trovare l'altro punto di salvataggio. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Accuratezza più 6%. Per ora questo. Okay.
Ah, adesso mi ricordo. Là dentro c'è la prima boss fight, se non ricordo male. Che è qua, è chiusa, dobbiamo trovare il modo di aprirlo. This must open the door. Floppy disk deve essere contenuto in una cella senza altri materiali liberi. L'oggetto è un dischetto da 8 pollici contenente i codici di lancio nucleari di era sovietica. Quando legato, l'oggetto permette ai paranaturalisti utilitaristi di sollevare telecineticamente i materiali e di lanciare a breve distanza. Vedere la presentazione del dottor Darling per maggiori informazioni. L'oggetto è attualmente legato al dottor Trench, al direttore Trench, per motivi di ricerca. Rubato in una base militare sovietica a degli agenti e per la CIA, il dischetto conteneva i codici di lancio per missili e si pensava fossero riservati per l'uso contro. Dopo essere stato riportato in America, il dischetto iniziò a lanciare hardware computazionale contro i membri del team di decifrazione. Un informatore della CIA rivelò il fatto all'agenzia e l'oggetto venne requisito il giorno successivo. Facciamo il primo boss e poi stacchiamo. Qua mi ricordo che c'erano degli scontri, no, mi ricordo male. You're listening to America Overnight. Mystifying the airways for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Today, friend of the show, Dr. Quincy Reagan, tells his story. Quincy, thanks. This is something I experienced recently while staying at the Chili Pines Motel in Macon for last year's suspicion call. I was in room 47. The night manager, an avid listener of the program, insisted I take this particular room. Now, the manager explained that years back, the body of a man was discovered under the bed, inside that wooden border that motel beds tend to have. And the body been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping with the corpse a foot below him. They only found the body when housekeepers complained about the smell. Che bello. I happily took the room. I fell asleep pretty quick, checking under the bed first, of course. No ghosts visiting me. No chill spots or flickering lights. But when I woke up, I found myself under the bed. It was dark and stiflingly hot. Luckily, I was able to push the mattress off and crawl out before I suffocated. The night manager was kind enough to find me another room. There you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story. And I encourage you to keep calling and writing whenever you encounter something strange, something you can't explain. Maybe you're seeing colors that we have no name for. Maybe your toaster is possessed. Remember, dear listeners, when no one else believes you, no, lo faccio. America Overnight. Ah, vedi che mi ricordavo bene. Questa è una legge.
registrazione questa qua. Qua si tornava giù, da dove siamo arrivati. Fai attenzione Alberto, questa è l'ultima volta che lo spiego. Gli isolamenti interni sono eventi attivati manualmente che bloccano uno o più settori, limitando l'uso dell'ascensore del settore. Di fatto, bloccando lo staff nel proprio settore fino a completa gestione dell'emergenza. Possono essere annullati solo tramite il dispositivo di disattivazione direttoriale, una volta che il direttore ritiene la situazione sotto controllo. L'isolamento esterno è qualcosa di molto più complicato. Nulla può entrare o uscire dall'interno dell'edificio. Viene attivato da una violazione del contenimento di codice rosso, basato su un complicato sistema messo in piedi dai dipartimenti di sicurezza e ricerca. Può essere annullato solamente quando A. la minaccia è stata neutralizzata e B. qualcuno di rango alto dà il via libera al sistema. Questo processo non è uguale alla disattivazione direttoriale, per cui non riportarla più in questo modo nei documenti. Capisco che sia dannatamente complicato, ho detto a Darling un migliaio di volte di cambiare, ma sono ostinati nel lasciare il tutto così com'è. Sinceramente non credo abbia idea di come cambiare. Assicuriamoci semplicemente che lo staff capisca come funziona questo casino, ok? Marshall. Di qua non si può ancora andare, mi sa. Si sente il nostro amico canticchiare. Di qua sì, e se lo ricordo male, infatti. Ci fanno per ora una pippa. Tutto sto bordello per... Qua c'è un documento. Violazione dati confermata, resoconto. Il mese scorso il nostro server locale ha subito un'intrusione da parte di utenti non autorizzati. Dopo un'indagine approfondita, è stato confermato che gli utenti hanno avuto accesso solo a un file video che conteneva parti delle diverse presentazioni del dottor Darling. Gli investigatori sono stati in grado di rintracciare gli utenti tramite le loro indirizzi IP. Qui di seguito ecco le identità confermate di tali utenti: Patrick Street Jens, Rubens Nogueira, Arto Columaki, Christopher Mills Bowling, Jaco Sarinen. Tali individui hanno violato il codice 91 dell'agenzia e sono stati posti a sorveglianza da parte del nostro team investigativo esterno. Sono in corso ulteriori procedimenti. Non so perché volevo dire approfondimenti. Mi piaceva di più. Cioè, noi siamo mutati qui dentro per l'anima del cazzo, no? Lettere non raccapitate. E di qua magari ci apriamo una scorciatoia? No, perché è chiusa la porta, giustamente. Serviva solo per raccogliere sto documento.
Sai che dovevo fare, che non mi ricordo. Ah, forse giù, giusto. Infatti. Eccolo lì. Minchia, via. Questo lancia robe. Qua. La puttana. Qua moriamo perché siamo stronzi noi. Infatti. Abbiamo tirato una cosa che esplode sul muro, se no col cazzo che morivo. Bene bene. Puoi far saltare, no? Però sei anche un po' stronza, eh. Dove è andato? Oh, troia. Si è infilato quel bastardo. Ma uno è qua sopra. Dai, sparami. Scappa,
have a feeling he'll be back. Mi sa anche a me. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Cosa c'era qua sotto? Ora del golf. Ciao Malcolm. Sì, il golf è alle 7. Ci vediamo al campo domenica mattina. Comunque, hai sentito parlare del rapporto Tennyson? A quanto pare ci sono delle coppie che circolano per l'ufficio. Trench sta cercando ogni informazione possibile su quelli ascritte. Per caso ne hai sentito parlare? Ci vediamo domenica. Ciao. Documenti, scatole, robe, niente. Quello che era qua sopra è sparito perché abbiamo fatto fuori il bot. Che rumore strano. Allora, ben fatto da parte di tutti. È stata un'ottima campagna eseguita alla perfezione. Alberto Tomassi, che era quello che stavamo affrontando. Tomassi, head of comms. The hiss got him. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds at all for that to show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Altro documento. Reso conto dell'evento, BAT EMEA 17. Una serie di sparizioni è stata riscontrata in una casa nella città di Batte, dove gli agenti dell'agenzia hanno scoperto un interruttore a corda traslocativo. Gli agenti dell'agenzia sono arrivati all'abitazione di una celebrità locale ubicata in... che è risultata correlata a un totale di sparizioni nell'aria. Gli agenti hanno trovato nessuno all'interno. Mentre ispezionavano un armadio, un agente ha tirato un interruttore a corda della luce, scomparendo all'istante. Un altro agente è stato scelto per tirare l'interruttore a corda, così da replicare l'evento. È scomparso anche lui. Entrambi gli agenti sono stati ritrovati alla Oldest House giorni dopo, in una stanza isolata da alcuni incursori che stavano esplorando una nuova area dell'edificio. L'interruttore a corda dell'armadio della casa di Butte è scomparso durante l'incidente. Danni colpo alla testa? Più 41%, subito. Dovremmo aver preso tutti i documenti qui. La registrazione l'abbiamo sentita, i documenti li abbiamo presi. Andiamo al telefono, così poi andiamo in chiusura. Forse. A meno che non c'era un'altra parte prima. Mi sembrava che era qua, infatti. Stanza del telefono rosso. In base alla loro testimonianza, gli agenti sono stati trasportati dalla casa di Bat a un motel lungo la strada, chiamato Motel e Casino Ocean View. Scoprendo la chiave di una stanza, eseguendo un rituale, consultare il fascicolo MOT 01. La chiave ha aperto una porta contrassegnata da una piramide nera capovolta, che hanno trovato solo dopo una lunga serie di prove ed errori. Dopo aver tirato
un altro interruttore a corda ritrovato in tale stanza sono stati trasportati alla Oldest House. La scomparsa del proprietario della casa e degli abitanti di Bat è stata attribuita all'interruttore a corda. Ora il motel Ocean View è conosciuto per avere molte porte e percorsi. Da tale occasione, altri interruttori a corda identici a quello trovato nella casa di Booth hanno iniziato a comparire in tutta la Oldest House. Al momento della stesura sono stati trovati altri interruttori a corda nella Oldest House dei settori e tutti questi accedono al motel Ocean View, anche se il funzionamento di tale collegamento è tuttora, ma le ipotesi iniziali ritengono che l'EMEA di Bat sia stato un caso di consultare presentazione 24.3 del dottor Darling per maggiori dettagli. Che abbiamo qua, se non sbaglio. All right, take this down. No, è quello di prima. Va, la troveremo. Allora, direttore Trench, tutti i visitatori devono registrarti. Billy Everett. Ah, Billy Everett, il custode è venuto qui. Trench, custode. Carol Bishop, che è quello nuovo. Ok. Been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Fuori si è sparata la luce. Hello? Anyone here? Dovrebbe essere aperta una porta, sì. Dobbiamo vedere i dettagli. Perché adesso si dovrebbe essere aperta. Quella di qua, no? Non si era aperta quella. Ma guardiamo quella in fondo. Giusto. Abbiamo preso le chiavi. He has a black pyramid on it. Però non avevo visto l'altra, che magari aveva dentro un documento. Ci chiamo un cazzo, vuoi vedere? Prima che siamo entrati, aprimi la seconda, grazie. Aveva dentro qualcosa, per fortuna no. Qua c'è una foto di noi, sempre meno inquietante, eh. La sfida del piano astrale, va bene.
Che stronzo, non ho guardato giù. Vabbè. Oh. Su, vieni. Dobbiamo arrivare al telefono per rispondere. Doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo with important info. I need to get back to Emily. Ok. Adesso abbiamo questi collezionabili qua. Telefono rosso. L'uso dell'oggetto deve essere impedito a tutti. Eccezione fatta per il direttore, quindi c'erano già gli accessi dei cazzo buffili dei genitor e non sappiamo perché. L'oggetto è un telefono di bakelite rosso degli anni 60. La ruota del telefono è stata sostituita con un pomello nero in cui il cui scopo è sconosciuto. Il telefono pesa. L'oggetto permette al direttore di comunicare con... Se usato da persone diverse dal direttore, l'oggetto causerà letali. Vedere la presentazione del dottor Darling 11.6. L'oggetto è attualmente legato al direttore Trench. L'oggetto si è manifestato spontaneamente nell'ufficio del direttore sulla sua scrivania. Per quanto si conosce, il direttore Northmore è stato il primo agente dell'agenzia a usarlo. È stata effettuata una serie di test all'oggetto, tra cui e la sua origine rimane sconosciuta. In multimedia abbiamo le... Eccola qua. Ring ring, it's Dr. Darling calling. In 1978, a comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered, and the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is... Under the right conditions to other planes of existence as well. Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Ok. E poi c'era... Dove era? Ah, il telefono rosso, eccolo qua. Ci rivediamo tutti, poi andiamo a salvare e chiudiamo. It took us a long time to learn how to stabilize the control points, the ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast.
We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. We'd be sealed inside an endless labyrinth. No one would hear our screams. If an enemy ever managed to corrupt the control points, it'd be over fast, spreading like a cancer, leaping over the firebreaks like a crown of fire. They are the weak point. Darling's right about that. He's wrong about everything else. Dangerously wrong. Suspiciously wrong. Has he been compromised? A director needs a team. Questo l'avevamo visto. Management team. I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. The traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it. Control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. I must reach the hotline. Attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a brain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. Something's coming. The whisper's growing louder. The worst winter storm in Bureau history. Retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau, everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek. Is this part of an attack? Obfuscating the facts. Dimming my eyes. It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That thing he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. I can see my hands trembling. I'm losing control. E l'ultimo, che è quello che abbiamo visto prima, mi sa. Sì. Will react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help.
Adesso a destra c'è l'ufficio del direttore. Tutto lo staff esecutivo, sono al corrente delle preoccupazioni riguardo le operazioni che eccedono il nostro budget annuale. Finché continueremo a lavorare nella Old Tower, siamo al riparo da analisi troppo minuziose. Se le nostre richieste per il budget sono tali da attirare l'attenzione per cui verranno garantite dal Ministero del Tesoro americano, senza troppe domande. Zio Esque. Oh, grazie zio! Grande zio, grazie per i 200 cheer bit. O come si chiamano? Tanto siamo in chiusura. Il Federal Bureau of Control è solo un'altra linea di un'altra tabella che qualche ragioniere sottopagato non noterà nemmeno. Passeremo inosservati ai loro occhi come se non ci fossimo. La natura della Old House ci permette certe libertà operative. La nostra presenza qui non è casuale. Distinti saluti, Zachariah Trench, direttore del Federal Bureau of Control. Thank you, zio. Facciamo una camicia. Abbiamo fatto cadere la camicia. Io voglio andare al punto di controllo per salvare. Che è qua. Oop. Voilà. Non ho visto, ha salvato. Sì, ha salvato. Perfetto. È la fine, zio Esque, è la fine. Facciamo così. Torno su di me. Vado in home. E andiamo in chiusura. Cioè. Venerdì invece andiamo avanti con Monster Sanctuary. Ragazzuoli, che mi dite? Vi sta piacendo? Vabbè, Mark, tu l'avevi già giocato. L'hai già giocato, quindi... Ok. Che ne pensate? Vi sta piacendo? Zio, non so se tu l'hai giocato, ti sta piacendo? Guarda, sempre bello e non vedo l'ora che farai DLC. Concordo. Anche perché bene o male, ripeto, io Vanilla l'ho giocato tutto, l'ho finito sulla Play, bellissimo, e sono proprio curioso di vedere DLC, soprattutto quello di Alan Wake. Perché sono riuscito a non spoilerarmi niente su quello di Alan Wake, che se lì c'è qualcosa che riesco a cogliere o che è stato colto, che fa preannunciare il 2, per quanto si sappia che il 2 debba uscire e Remedy voglia farlo, impazzisco. Avevo visto tempo fa l'inizio su un gameplay, è interessante. Guarda, non so se tu hai la Play, zio, ormai però è passato, però se hai la Play e avevi il Plus, sul Plus lo davano gratis, penso, 2 mesi fa, no, gennaio no, febbraio, l'ha andato gratis. Quindi, era disponibile, ora che ci penso, fino a oggi. O fino a domani. Fammi andare a vedere, perché non so se escono oggi o domani. No, mi sa che sono usciti oggi noi giochi del Plus. C'è sul Game Pass. Bisogna vedere se ha l'Xbox o il PC. Per PC su Game Pass c'è, su Xbox sono sicuro. Su PC non lo so. Però non è la versione Ultimate. La Ultimate la davano sulla PS5 e su PS4. I giochi del Plus mi sa che sono cambiati proprio oggi. Sì, sono cambiati oggi i giochi del Plus. Primo martedì del mese, ci sta. Non ho il Plus, peccato. Peccato.
Comunque figo. Tanto poi, vabbè, ovviamente, zio, tu qui la prima live te la sei seguita. Se altri giorni dovresti non esserci, gli altri martedì o lunedì o mercoledì, dipende, se poi mi capita qualche cazzo devo cambiare live con qualcuno di loro, comunque a inizio settimana ci sarà sempre la live su Control. Se te la perdi la ritrovi su YouTube, che io come chiudo qua la passo. Sì, su PS5, su PS4 non lo so perché io l'ho staccata e l'ho visto sulla 5, l'ho riscattato sulla 5. Su PS5 era proprio la versione Ultimate che davano, quindi questa qua che è uscita pacchettizzata, anzi uscirà pacchettizzata domani, o se la comprate in digitale tra... no, è già uscita in digitale, è uscita il mese scorso, il 2 o il 3 di febbraio. Però sì, era la versione completa. Infatti ce l'ho anche su PS5 la Ultimate. Però siccome mi è arrivato il pacchettizzato per Series X, ho preferito iniziarlo su Series X. Perché non so se mi prendeva... Mi sembra anche che i salvataggi sono retrocompatibili. Quindi se lo iniziavo su PS5 dovevo iniziare una nuova partita. Non so cosa mi lasciava. Magari lasciavo tutte le armi. Invece qua l'ho portato pulito. Quindi armi, potenziamenti che andremo a fare sono puliti. E la cosa bella è che di armi, potenziamenti, le armi me le ricordo. Tra l'altro nella versione Ultimate, se non ricordo male, avevano detto che c'era un'arma, cioè una modifica dell'arma in più. Ma non mi ricordo i potenziamenti che ho fatto, quindi sarà tutto nuovo su quello. È l'effetto Supernatural. Bello quel telefilm. Bello, bello, bello. Non l'abbiamo ancora finito io e Silvia. Siamo alla 13ª stagione, se non sbaglio. Per far capire quella dove c'è Jack. Per non fare spoiler. Però c'è un personaggio chiamato Jack. Chi l'ha visto sa dove siamo arrivati. Detto questo, ragazzi, finiamo la hits e poi vi saluto. Ovviamente domani, per chi se l'è persa, la trova su YouTube. Per quelli che la stanno guardando su YouTube e sono arrivati fino a qua, li ringrazio. E diamo un saluto e un abbraccione anche a voi, sia da me, da parte mia, che della chat. Calciferotto. Ringraziamo ancora per il follow che ci ha lasciato Calciferotto, anche se non ha scritto in chat. Mettete like e iscrivetevi. Tra l'altro si vede anche. L'ha scritto Mark. Sì, io non sono mai consono a chiederlo. La hits, come si può vedere dal lampeggio, sta finendo. Si è spenta, è finita. Io ho detto questo, ragazzuoli. Faccio il recap finale, ringrazio tutti quelli che sono passati, ringrazio Mark come sempre per esserci, ringrazio zio che è passato e ci ha fatto anche i 200 bits, ringrazio Calciferotto che ha lasciato il follow e poi ci ha seguito nell'ombra. E detto questo, noi personalmente ci rivediamo venerdì che andiamo avanti a Monster Sanctuary, mentre in live ci rivediamo domani che ci sarà Gaetano e penso proprio che andrà avanti con Persona. Quasi sicuramente sono sicuro che porterà Persona 5. Quindi, Robottino Pixel, buonanotte. Buonanotte a tutti voi, ragazzi. E noi ci vediamo venerdì. Ciao, ragazzi.